Dopo la prediction della Liga spagnola, facciamo la prediction della Premier, del campionato più ricco del mondo. Forse non è più il più ricco perché con l'entrata del campionato arabo che ha completamente cambiato gli ordini, gli equilibri mondiali del calcio, forse in questo momento la Premier è la seconda potenza economica del calcio. Però beati loro, magari eravamo noi della Serie A la seconda potenza economica. E per questo siamo qui per la prediction della Premier 2023-2024. La mia prediction, i miei risultati, la mia classifica finale di questo bellissimo campionato. Ma prima di tutto iscrivetevi al canale, attivate la campanella così ogni volta che uscirà un nuovo contenuto vi arriverà la notifica sul vostro cellulare. Altra cosa importante, andate sui miei canali social, Facebook, Instagram e Twitter, per essere aggiornati su tutto. E cominciamo, signori, la nostra prediction. Partiamo dal 20º posto. Per me al 20º posto c'è il Brentford. Voi dite, Davide, sei impazzito, come lo scorso anno il Brentford era arrivato nono, ha fatto una stagione miracolosa. E proprio questo è il problema, che lo scorso anno ha fatto una stagione miracolosa. Io penso che i miracoli possono accadere una volta ogni 100 anni. Per me il Brentford il prossimo anno arriverà ultimo, perderà ben 11 posizioni. Poi, signori miei, ogni anno è un campionato a parte. Dopo, come abbiamo sempre detto, questa prediction è fatta durante il calciomercato aperto e soprattutto in Inghilterra con gli euro che hanno le sterline, che lì hanno ancora le sterline, beate loro, possono cambiare completamente il campionato. Al 19º posto una neopromossa, il Luton, squadra che era da quasi 50-60 anni che non era in Premier, soprattutto la squadra con lo stadio più brutto di tutta la Premier, di tutto il campionato inglese, ed è avere uno stadio brutto, magari come dicevo io, che tutti dicono che il campo del Luton è lo stadio più brutto della Premier. Se quello è più brutto della Premier sarebbe più bello della Serie A, e vi dico tutto, togliamo 2-3, quello sarebbe uno dei stati più belli. Però neopromossa, secondo me alla fine retrocederà. Però non la voglio dare ultima, voglio darle quella speranza di arrivare penultima, al 19º posto. Al 18º posto un'altra squadra che lo scorso anno era in Serie B, il Berlin. Per me il Berlin retrocederà. Sì, che ha fatto una bella campagna acquisti, però non vede una squadra adatta alla Premier. E per me il Berlin 19º. Allora, al 17º posto, salvo anche lui in Serie B lo scorso anno, però quest'anno si salva in Premier, lo Sheffield United. È una squadra ambiziosa, una squadra che mi piace, una squadra che ogni tanto dà qualche azione bella, però alla fine secondo me si salverà con fatica, e per questo gli diamo al 17º posto. Invece al 16º posto il Bournemouth, squadra che lo scorso anno si è salvata con qualche fatica, però una squadra che investe tanto sul mercato. E come abbiamo detto, essendo che ancora il mercato non è chiuso e questa prediction è inizio campionato, farla dopo o farla a chiusura al mercato quando già ci sono passate 2-3 partite non aveva più senso. Per questo io dico che poi a fine anno vedremo come andrà a finire. Per questo io dico il Bournemouth lo do al 16º posto, una salvezza non tranquilla, però si salverà. Invece al 15º posto il Nottingham Forest, lo scorso anno 16º, quest'anno 15º, sempre una salvezza che deve lottare fino alle ultime giornate, però è il destino di una squadra che ha fatto una buona campagna acquisti, però non all'altezza della Premier, però alla fine si salverà. Al 14º posto mettiamo il Crystal Palace. E qualcuno mi dice, Davide, tu sei matto, come? Il Crystal Palace lo scorso anno 11º, quest'anno l'hai messo 15º. Esatto, signori miei, perché quello è il campionato dello scorso anno, questo è un nuovo campionato. Per me il Crystal Palace farà un buon campionato, si salverà, avrà una salvezza tranquilla, però lo metteremo al 14º posto. Una che secondo me farà molta fatica, però a differenza dello scorso anno si salverà in modo più tranquillo è l'Everton. Lo scorso anno
17° posto, si è salvato nelle ultime due giornate. Non è che ha fatto un campionato pazzesco lo scorso anno. Peggio dello scorso anno non può fare, perché sarebbe davvero un insulto alla storia dell'Everton. Per questo, per me, farà un campionato non di alta classifica, ma di media-bassa classifica. Però si salverà tranquillamente. Per questo, lo mettiamo al 13° posto. Ben 4 posizioni in più dello scorso anno, che era arrivato al 17° posto. Al 15° posto il Wolverhampton. Wolverhampton è quella squadra che ha cambiato tanto, anche acquistato tanto, però è sempre quella squadra che non mi dà la sensazione né di carne né di pesce. È una squadra che può stare tranquillamente in Premier, nelle zone alte e basse della classifica. È una squadra che dà anche del tu al pallone quando vuole, però non dà mai quel passo in più che può dire te la puoi giocare. Per me questo resterà al 12° posto. All'11° posto il West Ham. Il West Ham lo scorso anno è arrivato 14°. Ha salvato una stagione deludente solo perché è riuscito a vincere la Conference League contro la Fiorentina. Lì, come ho detto nei video precedenti, in quella finale, io do tanta di quella sconfitta allenatore italiano, perché al 94esimo non puoi ancora attaccare con la difesa alta. Al 94esimo devi riuscire a portare la squadra in tempo supplementare, quando in certe palle invece di uscire li devi buttare in tribuna. Lì è stato un errore, e grazie a quell'errore il West Ham si è salvato da una stagione quasi fallimentare, perché il West Ham, per quello che ha speso, per quello che ha fatto, arrivare solo 14° lo scorso anno, soprattutto quest'anno, perde il suo capitano, il suo uomo simbolo, o Rice, che è passato all'Arsenal per 115 milioni di euro, e per me è una mancanza pesante. Per questo non può, fa può fare meglio dello scorso anno, che lo scorso anno era 14°, quest'anno 11°, ma non lì. Al 10° posto, come lo scorso anno, per me il Fulham. Il Fulham è una squadra simpatica, una squadra che compra giocatori e non spende cifre folli. È una squadra simpatia, è una squadra che mi sta simpatica, però, come ho detto, è una squadra che, se riesce a fare quel salto di qualità, può vincere, può arrivare fino alla Conference League. Però se mentalmente la squadra non è collegato col suo allenatore, può anche retrocedere, come è successo 2 o 3 anni fa. Per questo io penso che il Fulham è una squadra equilibrata. Lo scorso anno, senza lode, senza demeriti, ha preso il 10° posto, e quest'anno prenderà anche il 10° posto. E ora arriviamo nelle posizioni che contano. Dopo il 10° posto andiamo dal nono a salire. Io al nono posto metto il Brighton di De Zerbi. Qualcuno mi dice che sono pazzo. Sì, sono pazzo, come volete voi. Però secondo me non è in grado di fare il campionato dello scorso anno. Lo scorso anno ha fatto un super campionato, è arrivata sesta. In alcuni momenti era anche in zona Champions. Però se tu vai a perdere McAllister, perdi 2 o 3 giocatori, ne prendi altri, vero, forse più adatti al gioco di De Zerbi. Però partiamo da un presupposto: che lo scorso anno la preparazione l'aveva fatta Potter. All'inizio, nelle prime partite, l'allenatore era Potter. Poi Potter ha deciso di fare quel salto che alla fine gli è andata male e l'ha quasi rovinato come allenatore, andare al Chelsea. Per me il Brighton non va oltre il nono posto. Poi mettiamo in mezzo che c'è anche il doppio impegno Europa League con campionato, e il Brighton non l'ha mai fatto questo doppio impegno. È una situazione da tenere monitorata, è una situazione da tenere sott'occhio, perché una squadra che non ha mai fatto il doppio impegno, non è riuscita mai a fare il doppio, non ha mai fatto il doppio, no, non è riuscito, scusate, non ha mai fatto il doppio impegno, quest'anno è la prima volta, sarà complicato. Però farà un ottimo campionato, il campionato del Brighton, che al nono è un campionato da decimo, ottavo o sesto posto. Lo scorso anno ha fatto qualcosa in più, qualcosa che nessuno si aspettava. Quest'anno il problema del Brighton è che gioca anche sotto pressione, perché di quello che ha fatto lo scorso anno qualcuno spera che lo possa fare. È difficile, però secondo me alla fine ce la può fare. Per me nono posto, e può fare anche una buona FA Cup e una buona
Europa League. All'ottavo posto mettiamo l'Aston Villa, lo scorso anno settima, quest'anno ottava, e l'Aston Villa che vuole ma non può fare, è una squadra che vuole spendere, però non mi dà quella sensazione che può impressionare le big. È una squadra, secondo me, molto molto inferiore alle big della Premier, però può fare qualcosina in più, non lo so. Mi sembra che in Europa League, in Conference League, lo scorso anno è arrivata settima. Sì, no, in Conference League può fare un'ottima Conference League e alla portata anche di vincerla. Precisiamo, è alla portata di vincere anche la Conference League. E per questo, occhio all'Aston Villa, parte Coppa. Campionato per me finirà ottava. Il Tottenham prende la zona Europa. Con la Conference League lo scorso anno non è riuscito neanche ad arrivare in Europa. Il problema è proprio questo: il Tottenham ha fallito con due monumenti come José Mourinho e Antonio Conte. È riuscito a distruggere due allenatori di quel calibro. Il Tottenham è quella squadra che ti sembra sempre che possa fare quel famoso salto di qualità per vincere qualcosa, ma alla fine si blocca sempre. Ed è un peccato. Semplicemente è un peccato perché tu ti aspetti tanto al Tottenham, ti aspetti che possa lottare per i grandi traguardi, però alla fine no. Il primo anno di Conte ha fatto il miracolo che è arrivato in Champions, poi il secondo anno Conte a ottobre è scoppiato, Conte a ottobre è scoppiato, già ottobre voleva le dimissioni, poi le dimissioni sono arrivate dopo la Champions a febbraio. Ma è una cosa davvero particolare e soprattutto dobbiamo vedere il Tottenham cosa vuole fare col suo capitano Kane. Finora io quando sto facendo la prediction ha rifiutato la bellezza di 100 milioni dal Bayern Monaco e abbiamo un Harry Kane che ha fine contratto. La cosa che mi dà molto da preoccupare, mi fa molto da pensare che una squadra economicamente forte. Perché andare a rifiutare 100 milioni per un attaccante che ha quasi scadenza di contratto vuol dire che economicamente sei abbastanza forte, però alla fine l'economia che metti, i soldi che hai, li investi in modo sbagliato. Per questo arriva settima, andrà in farà la Conference League. Sesto posto, il Newcastle. Per me il Newcastle sì, ha preso Tonali 80 milioni, cifra folle perché Tonali è ottimo giocatore, però non vale 80 milioni. Ma perché ha preso Tonali 80 milioni? Per dimostrare la sua forza economica. Il problema è proprio questo: oltre a Tonali, ha preso altri giocatori, ma non di fama, non di caratura mondiale. Ottimi giocatori, sono capaci di fare doppio impegno, campionato, Champions, cosa che il Newcastle è una vita che non fa. Questa è la stessa domanda che può fare il Brighton in maniera minore perché fa l'Europa League, invece Newcastle in maniera maggiore perché soprattutto ha dietro un fondo arabo che abbiamo visto di che portata economica ha. Se tu non riesci a fare un ottimo campionato rischi tanto, però alla fine secondo me non arriverà solo sesto, si farà l'Europa League, forse in questo momento la sua portata è l'Europa League, non la Champions. Vediamo come va a finire. Il campionato sicuramente finirà sesto da parte mia. Al quinto posto il Chelsea. Chelsea, che lo scorso anno è stata una stagione fallimentare, non avrà le coppe per demerito suo, perché dopo una campagna acquisti fatta in quel modo, quasi a spendere 600 milioni di euro solo in estate, solo in inverno, scusate, però signori miei, ha mandato via Tuchel, ha mandato via Potter, si è preso di nuovo Lampard, che non ha dato lo spirito che il Chelsea merita. Quest'anno prende un top allenatore, Pochettino, e per me Pochettino è un allenatore che piace, un allenatore visionario, un allenatore che se lo fai lavorare nel modo giusto ti può fare risultato. Qualcuno mi dice, sì, al Paris Saint-Germain ha fallito, signor me, ma al Paris Saint-Germain, ditemi un allenatore che non ha fallito, trovatemi uno, forse solo Ancelotti non ha fallito, però non era neanche il Paris Saint-Germain che abbiamo ora. Era un grande Paris Saint-Germain con Ibrahimovic, con Thiago Silva, con Cavani, non era questo Paris Saint-Germain con tante stelle, Messi,
scusate Ronaldo, Neymar, Mbappé e tanti altri, Pochettino è riuscito a vincere il campionato, è riuscito ad arrivare qua all'ottavo, però non ha mai a vincere una competizione. Questo è davvero un peccato. Per me il Chelsea farà un ottimo passaggio, non entrerà in Champions, perché da dodicesimo, da dodicesimo scorso anno, arrivare quinto, a ricostruire una squadra che ha venduto tanto il Newcastle, il Chelsea, ha comprato tanto, però devi riuscire a costruire una squadra. Poi c'è sempre l'incognita, questa è l'incognita, il Chelsea senza coppe. Se riesce a fare mentalmente i suoi giocatori a sentire, credo, di Pochettino. Io l'ho messo al quinto posto, però se riescono a capire il credo di Pochettino, posso puntare anche alla Premier. Possono puntare. Il problema è che se riescono in questo, al quarto posto c'è invece l'Arsenal, che lo scorso anno è arrivata seconda, quest'anno quarta, ha fatto una bella campagna acquisti. Però, signori miei, secondo me l'anno dell'Arsenal è quello dello scorso anno. Non è riuscita a vincere lo scorso anno, non vincerà neanche quest'anno. Lo scorso anno è arrivato a un punto che aveva quasi 8 punti di vantaggio dal Manchester City, le ha perse tutte, ha avuto la possibilità dello scontro diretto e l'ha perso. Per vincere la Premier ha rinunciato all'Europa League, ha rinunciato all'FA Cup e alla fine ha voluto farlo lì con la Premier e gli è andata male. Quest'anno ha un doppio impegno più impegnativo come la Champions. Per me no, non lo vincerà, per me arriverà addirittura quarto, però sempre in zona Champions. E al terzo posto il Manchester City. Voi mi dite, ma tu sei pazzo? Secondo me Manchester City non farà più un'altra bella Champions che non la Premier. Quest'anno forse anche per la Premier, essendo che ha fatto un errore, secondo me ha fatto un errore abbastanza grave. Poi qualcuno può dire che sono io a dire male. Ha tenuto quasi tutti i giocatori del triplete. E questo secondo me è un male, perché sono tutti giocatori con la pancia piena. E avendo la pancia piena, perché hai vinto tutto, lo scorso anno hai vinto tutto, rimotivarli, rifarli, non è facile, non è facile. Perché sono un giocatore che io ho vinto tutto, perché mi devo sacrificare? Perché mi devo per fare un altro triplete? Bene, perché se vince la Premier, resterà sempre a vincere la Premier, però quello che ha vinto lo scorso anno è più importante. E per questo, secondo me Manchester City, anche se la squadra più forte della Premier, sarà meno motivata e arriverà terza. Al secondo posto in Manchester City, dopo schiaffi, contro schiaffi, contro schiaffi, quest'anno ha fatto una bella campagna acquisti. Poi ha pagato, secondo me, il giocatore, prezzo troppo elevato. Onana, per me, ottimo portiere, pagarlo 55 milioni è troppo. Ha preso Haaland, no, Ulan, no. O no, Holland e ha preso il no, non mi ricordo, Ulan dell'Atalanta, 85 milioni. Per me è una cifra troppo azzardata per un giocatore che ha fatto bene un anno solo. 85 milioni, dare un peso così a un ragazzo di 20 anni è tanto. Però se è riuscito a azzeccare questi acquisti, manca qualcosa al centrocampo, vogliono fare anche un centrocampista, però secondo me può essere anno buono. Poi sono in Champions, possono fare un bel campionato sia Premier che Champions. Per me è una delle candidate a vincere, però nella mia prediction la metto seconda, perché voglio mettere come prima, se avete capito, se mi avete seguito, al primo posto c'è Liverpool. E molti mi dicono: Davide, tu hai messo un Liverpool che ha venduto tanto e ha comprato tanto, ha comprato McAllister, ha perso il capitano Henderson, ha perso Fabinho, ha preso il giocatore dell'Ipsia, l'ha pagato anche tanto, 70 milioni, ci vuole qualcosina in più, sì. Ma come ho detto una volta, sempre Liverpool primo, ricordiamo, come ho detto una volta, che secondo me l'era di Klopp, come era l'era di Simeone, dopo tanti anni, si era spenta a Liverpool e all'Atletico. Qui il Liverpool o
riesce ad accendere quel fuoco, quella cattiveria, quella fame che Klopp riesce a mettere alle sue squadre. Oppure, signori miei, qua stiamo parlando di un Liverpool che può anche, io secondo me il Liverpool può vincere la Premier, ma come può andare anche fuori dall'Europa? Può anche non andare in Europa. E voi mi dite, però l'hai messo nella tua prediction, l'ha messo primo. Sì, l'ho messo primo, però l'ho messo primo perché io mi gioco tutto su Klopp, perché se riesce a trasmettere quello che Klopp sa trasmettere, i suoi giocatori possono andare anche in guerra con lui, però se non riesce a trasmettere quello che Klopp ha sempre trasmesso alle squadre, può finire come quest'anno, una stagione mediocre, una stagione che ha speso tanto e si è arrivato quinto. Però, occhio, se Klopp riuscirà a entrare nella testa dei suoi giocatori, il Liverpool può vincere la Premier. E con voi, vi ripeto la mia prediction dal primo all'ultimo posto: al primo posto Liverpool, secondo Manchester United, terzo Newcastle, quarto Arsenal, quinto Chelsea, sesto Newcastle, settimo Tottenham, ottavo Aston Villa, nono Brighton, decimo Fulham, undicesimo West Ham, dodicesimo Wolverhampton, tredicesimo Everton, quattordicesimo Crystal Palace, quindicesimo Nottingham Forest, sedicesimo Bournemouth, diciassettesimo Sheffield, diciottesimo Burnley, diciannovesimo Luton, ventesimo Brentford. Signori miei, questa è la mia prediction, vi raccomando, mettetemi tanti mi piace, ditemi la vostra sotto nei commenti e ci vediamo alla prossima. Ciao!